tutti, sono Alessandro Bertola e qua di fronte a voi c'è l'LG G Pro 2, il nuovo phablet di LG, un phablet veramente interessante che rispetto al primo modello dimostra più maturità sia a livello di estetico che a livello di funzioni. Partiamo con il design, estremamente pulito, molto molto bello, sia al tatto grazie alle nuove cover con questa trama molto ben fatta, sia grazie al fatto che l'intera parte frontale, le intere cornici non hanno tasti. Tutti i tasti sono demandati in questa parte posteriore, dove troviamo questo bilanciere multifunzione. E come potete vedere il dispositivo risulta essere veramente bello. Poi con la funzione KNOC potremo gestire lo sblocco e il blocco. Abbiamo anche la nuova tipo di capsula auricolare di LG, che ormai utilizza in tutti i suoi device più importanti, molto elegante anche questa, il LED di stato posto in alto a sinistra. Cornice, entrambi i lati ridotta all'osso, siamo forse meno dei 3 mm, infatti pur essendo un 5.9 pollici è veramente leggero e piccolo. Con una mano riesco a tenerlo, naturalmente non riesco a gestire tutta la diagonale, però quasi tutta. Scusate. Passiamo ora all'hardware, hardware di altissimo livello, troviamo lo Snapdragon 800 spinto a 2.26 GHz, ma soprattutto troviamo ben 3 GB di RAM, 3 GB di RAM che forniscono una potenzialità maggiore soprattutto sul lato multitasking. Abbiamo un display da 5.9 pollici, come potete vedere, un display molto molto bello, full HD IPS, bellissimi colori e bellissimi neri, e ha un altissimo angolo di visione. Abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel con stabilizzatore ottico, capace anche di registrare in 4K naturalmente, nativamente, con la funzione inoltre Burst Shot potremo effettuare rapidissimi, registrare tantissimi fotogrammi per secondo, come fossero delle vere e proprie foto. Passando invece al livello software, ci piace sempre utilizzare la funzione KNOC Code, che ci permette di sbloccare il device tramite alcune semplicissime gesture, come per esempio il doppio tap, lo blocchiamo o lo sblocchiamo. Qua dipende dal tipo di dispositivo, sul G Pro 2 ci basta il doppio tap, mentre sulla serie L3 Style dovremmo farne 4. Come detto, fotocamera che viene gestita, ok, fotocamera che viene gestita dalla quasi identica interfaccia che siamo abituati a vedere in LG. Possiamo cambiare il punto di fuoco e come potete vedere è velocissimo a registrare, veramente un razzo. Abbiamo tutte queste questo tipo di interfacce, di modalità per fotografare, molto interessante, mentre l'interfaccia si mantiene abbastanza pulita e minimale con qualche applicazione aggiunta da LG. La tendina non cambia tanto rispetto al passato, troviamo il Q-Voice tra le app che è possibile mettere nel Q-Slide, inoltre abbiamo anche la funzione Q-Remote per controllare diversi dispositivi di casa. Possiamo naturalmente tutto editare questi pulsanti tramite la comoda funzione. Android è presente già con Android KitKat, già l'ultima versione, la 4.4.2. Non vi ho parlato della batteria, enorme da 3200 mAh. LG garantisce, grazie a questa batteria e all'ottimizzazione del software, addirittura da 2 a anche 3 giorni di utilizzo medio intenso.